Ciao amiche, ciao amici, benvenuti nel canale del Mondo Incantato. Mi raccomando, seguiteci per questa bellissima storia che oggi vi voglio raccontare qua in questo bellissimo posto a Calduccio. Mi raccomando, silenzio e ascoltate bene. Oggi Rapunzel cavalca con Flynn in groppa a Maximus. Fanno una passeggiata nel bosco. Rapunzel è contenta, perché tra poco incontrerà i suoi genitori, il re e la regina. Ma è anche un po' preoccupata. Diventerò principessa, dice abbassando lo sguardo. Oh, ma stai tranquilla, sorride Flynn. Sarai bravissima. Non è difficile, dovrai solo portare una corona un po' pesante. Pesante? Adesso Rapunzel è davvero preoccupata. Così Flynn prova ad assicurarla raccontandole una storia. Da piccolo ho letto in un libro che la corona non è solo un oggetto, rappresenta tutto quello che una principessa è e soprattutto quello che deve fare. I diamanti della corona sono il simbolo della forza, continua Flynn. Le pietre azzurre della dolcezza, quelle rosse del coraggio. Infine, la forma rotonda significa che una principessa deve saper tenere unito il suo regno. Sai, un giorno ho incontrato una ragazza degna di portarla questa corona. Questa fanciulla aveva un sogno e lo ha realizzato, dimostrando la sua bontà e il suo coraggio. Ma di che stai parlando, Flynn? Gli chiede allora Rapunzel. Ma di te, risponde il ragazzo, di te e delle cose magnifiche che sei riuscita a fare. Eppure Rapunzel sospira. Ho fatto cose straordinarie solo grazie ai miei capelli magici. Ora, senza quella magia, non posso essere più utile a nessuno. Ma proprio in quel momento si sentono dei rumori alle loro spalle. Fermi! Gridano i briganti. Dateci il vostro cavallo! Ci penso io, esclama Flynn. Tu scappa, Rapunzel! Ma lei non gli dà retta e si dà da fare per liberare Maximus. Poi tira fuori Flynn dal fiume dove è caduto per la confusione. Che cosa vi prende? Chiede alla fine Rapunzel al capo dei briganti. Perdonatemi, risponde lui. Il cavallo mi serviva per portare dal medico mio figlio che è malato. Rapunzel è colpita. Oh, ma allora dobbiamo per forza aiutarvi. E quindi si fa accompagnare subito dal piccolino. Rapunzel fa salire il bambino in groppa al suo cavallo e chiede a Flynn di accompagnarlo di corsa dal medico di corte che lo curerà. Il papà del bambino, commosso, giura eterna fedeltà a Rapunzel, che è molto soddisfatta. Ha capito che non serve la magia per essere speciali, bastano la gentilezza e l'amore. Ecco perché Rapunzel merita di portare una corona splendente. Oggi il regno intero si inchina alla principessa. Allora, la storia è finita. Spero che vi sia piaciuta, mi raccomando, seguiteci sul nostro canale YouTube perché ci saranno tantissime, tantissime storie per tutti quanti voi. Un bacio grande, ciao amiche, ciao amici!